Giorgio Palmeggiano, dirigente della Roccasicura, si è chiusa la stagione. Che giudizio dà alla sua squadra? Buonasera Pierpaolo, buonasera a te, ben ritrovato e buonasera anche a tutti i telespettatori di Telemolise. Allora, sì, si è chiusa la stagione, il giudizio non è molto semplice dare un giudizio perché chiaramente è una stagione particolare, una stagione che si è interrotta per noi direi sul più bello, quindi chiaramente è un giudizio sospeso. Noi eravamo in un momento di campionato importante, avevamo fatto un grande recupero, stavamo facendo un grande recupero. Credo che la nostra posizione finale sarebbe stata diversa da quella che è in realtà successa. Quando siamo arrivati quinti con la cristallizzazione delle classifiche, eravamo a 3 punti da 2 squadre avanti a noi e a 6 punti dal secondo posto, che credo poteva essere il nostro legittimo obiettivo. Poi chiaramente con i se e con i ma non si riesce a stabilire una classifica. Purtroppo è successa una cosa che insomma poi credo sia e spero resti un unicum nella storia della nostra nazione, e quindi anche tutti questi discorsi diventano meno importanti insomma con tutto quello che è successo. L'esperienza di quest'anno insegna molto. Se nella prossima stagione c'è da puntare in alto, occorrono risultati positivi già dalle prime giornate. Sì, allora quest'anno l'esperienza sicuramente ogni anno cerchiamo di fare esperienza, voglio dire quest'anno era la mia terza stagione a Roccasicura, noi abbiamo fatto un percorso insieme chiaramente al presidente Traisci che diciamo, ci dà la possibilità di fare tutto. Siamo partiti dalla promozione, quando io sono arrivato a Roccasicura eravamo in promozione, siamo andati in eccellenza, il primo anno abbiamo fatto sesto posto, quindi abbiamo fatto un'ottima prima stagione e questa stagione volevamo ambire di più. Ci stavamo, come dicevo prima, riuscendo, chiaramente abbiamo avuto dei problemi nella prima parte di questa stagione, quindi siamo partiti non troppo bene, questo ci ha, diciamo, fatto accumulare un handicap notevole fino a dicembre che ci ha definitivamente tirato fuori dalla lotta, diciamo, per la prima posizione. Il campionato, anzi colgo pure l'occasione per fare i complimenti a Vairano che ha meritatamente, dico, vinto il campionato molisano e quindi ogni auguri a loro per una buona Serie D. E noi l'anno prossimo, ma insomma non è una cosa di quest'anno, credo che sempre bisogna partire bene, quindi sicuramente faremo di tutto l'anno prossimo per partire meglio. A livello di rosa ci sono già fondamenta solide, importante sarà l'integrazione di nuovi giocatori nel posto giusto. Sì, la nostra rosa è una rosa importante, una rosa che praticamente quest'anno, almeno nella seconda parte della stagione, non credo fosse seconda a nessuno. Noi avevamo già un'intelaiatura importante anche nella prima parte della stagione, poi l'abbiamo ulteriormente modificata e potenziata a dicembre con gli ultimi, con gli innesti di Calcagni, di Lombardi, con alcuni innesti, diciamo, sono andati a coprire qualche piccola inefficienza che noi avevamo avuto nella prima parte della stagione e anche con il cambio di allenatore che noi abbiamo fatto nel corso dell'annata. Sicuramente la nostra rosa è una rosa importante, una rosa che ci permette l'anno prossimo di ripartire ai nastri con una nuova, diciamo, con una nuova possibilità, la possibilità quella di provare a essere sicuramente tra i primi della classe.